Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Origins. Nello scorso episodio abbiamo completato, come avete potuto constatare, la campagna di Liliana Vess. Quindi quest'oggi inizieremo quella di Chandra Nalar. Sei Chandra Nalar, proprio con Nalar. Una ragazzina di 11 anni che vive a Kaladesh. Trovi irritante la prospettiva di vivere il resto della tua esistenza come inventrice, costruendo oggetti per l'alta società. Tu preferisci farli a pezzi, spesso usando i tuoi stessi pugni. Sai che la sperimentazione non fa per te e desideri semplicemente trovare un modo per esprimere te stessa. Ah, ok. Non so se è una ragazzina più insulsa di Liliana Vess, ma dalla presentazione sembra... è una boccia spastica con dei problemi molto seri. Non lo so come, tutti i Planeswalker hanno dei problemi molto seri qua in questo... Vabbè, contenti loro. Per l'ennesima volta ti trovi coinvolto in una bega con le autorità di Kaladesh. Tutti, ma sono tutti dei ribelli del Kaiser che non ti comprendono. Oh sì, povera ragazza incompresa. Questa volta però accade qualcosa di inaspettato. Quando ti accerchiano, dalle tue mani scaturiscono spontaneamente fiamme incandescenti. LOL. Ah, e questa è la nostra ragazzina spastica con problemi distruttivi. Guarda l'espressione di questo! È uno spettacolo questa tizia. Lei mi piace, ma sembra che abbia tipo dei denti da castoro. Questo è venuto un po' con la bocca sotto, vabbè. Ma quella che fa più schifo di tutti è lei, ma dai, porca d'una miseria. Ma... oh, non... forse... no. No, non c'è nessuna campagna che abbia una storia con qualche senso. Allora, allora, qua dovremmo scoprire un attimo il mazzo com'è. È incendia pire. Rapidità. E può buffarsi con un fuoco. Elementare demone di fuoco, rapidità, è un mazzo molto rapido quindi questo. Fiamma devastante, infligge X danni. Vabbè, proviamo noi, manteniamo, vediamo. Un po' di mana c'è, poi vedremo. Dobbiamo prendere confidenza con il mazzo, quindi non è che possiamo tanto capire se la situazione è positiva oppure no. Quindi noi giochiamo questo e buono, aspettiamo. Questi qua tra l'altro non ho letto neanche chi sono. Artefici di Kaladesh. Cioè sono tipo degli artigiani? Non erano le autorità? Boh. Un rosso blu, ok. Bruto prezzolato. LOL. Quando il bruto prezzolato muore ti infligge 2 danni. Beh, LOL, mi piace. Se muore. Una miseria. Chi è questo? Mi piace come è disegnato. Elementale del fuoco. Un 5-4, niente male. E non costa neanche tantissimo. Allora, potrei giocare l'incendiapire o la fiammata devastante, che no, non ha alcun senso. Perché infliggerebbe 0 danni a una creatura bersaglio. Quindi giochiamo il nostro incendiapire. Rapidità, sì, ma non me ne frega un Kaiser, lo so che cos'è rapidità. Sono mica un nabbo. No, in realtà sì, sono un nabbo, ma... saltiamo l'attacco perché non ha alcun utilità ora come ora. Yeah, un'altra montagna. Ingegnere dei totteri. Quando l'ingegnere dei totteri entra nel campo di battaglia, totteri. Metti sul campo di battaglia una piedina creatura, artefatto tottero 1-1 in colore con volare. Ah, sono quegli ambaradan schifosi che abbiamo visto prima che volavano. Sembra delle libellule di plastica, di metallo. Bah. Cineserie. Sta a fare qua, guarda. Sembra... pedina creatura artefatto tottero. Vabbè, lol. Popo GG. Ma io salto il blocco, ma chi se ne frega. 2 danni, ma moriamo. Ma chi se ne frega. Tanto è una bambina spastica con dei problemi mentali. Ho usato spastica come insulto, ma non è un insulto verso gli spastici, cioè... nel senso...
capiatemi, non ho niente di... Posso buffarlo effettivamente perché non ho un case da giocare. Potrei giocare questo, ma non ha alcun senso sprecarlo così. Quante volte posso. Posso usarlo 3 volte? Ok. A massimo di 3 volte. Vabbè, perché ho 3 mana. Attacco. È un 4-1. È come se fosse un. Cioè, se usa questo mi ci muore. Vabbè, ma tanto non ha alcun. Cioè, ha una difesa del Kaiser con l'incediapire, quindi. Se non altro gliene secco quello, ecco, infatti. 1-1 e boh. C'ho ingegnere dei totteri. Ma sì, ci sta. E un altro! Ma basta con questi totteri del Kaiser. Ste libellule di plastica. Preferivo i miei cavolfiori della serie dell'anno scorso, non so se vi ricordate. I cari cavolini di Bruxelles. Che giocava. Non mi ricordo chi è che. Era una carta della parte verde del mio mazzo. Che giocava sti esserini 1-1. Con cui abbiamo distrutto dei minotauri. Allora, qua mi dice gioca l'elementare demone di fuoco. Che mi piace perché è tosto questo. In più a rinomare che non mi ricordo più com'è. Ah, ok, può diventare più uno se fa danno al giocatore avversario. Vabbè, io salterei l'attacco. Ah, lui dice attacca. Effettivamente può parare solo con quello che gli morirebbe a gratis. E non è niente male. Se invece prende danno, lui aumenta, diventa rinomato. Quindi, sì, ottimo, diventa rinomato. Mi piace sta storia. Uè. GG. Scusate. Siamo in una situazione di inferiorità, ma credo che potremmo ribaltarla facilmente. Se solo ci capitassero le carte giuste. Sì, siamo in una netta inferiorità, però non. Demordè namise. Dobbiamo seccare qualcosa perché altrimenti qua ci moriamo al prossimo turno. Sì. Cos'è che gli conta come artefatto? Questi sono degli artefatti, sì. Infatti. Allora, io non lo so se. 4 danni e un danno a ogni creatura controllata da quel giocatore. Che potrebbe essere molto interessante, anche se mi ci brucio tutto con quello. Però gli farei 4 danni e gli morirebbe 1, 2, 1 e 2, boh. Mentre invece questo è un 5-4. Però vorrebbe dire sacrificarlo per questo. E prenderei comunque 3 pizze in faccia. Mentre invece se io giocassi una fiammata devastante potrei infliggere 3 danni a quello. Pappero. Questo è un 4-3, potrebbe bastarmi per uccidere quello. Però in realtà questo ha più 2 se ha degli artefatti. Quindi se io gli togliessi 2 artefatti, questo qua toglierebbe, cioè perderebbe quel più 2 e tornerebbe a essere un 3-3. Che no, mi farebbe morire lo stesso questo. Sarebbe comunque un 1x1 e lui mi infliggerebbe 3 danni. Però sì, io andrei di questo. Salterei l'attacco, sì. Effettivamente, in Furia di Chandra avrei potuto usarlo forse nel suo turno, in modo che lui avesse poi più deboli quelli. Però non ci ho pensato. È un altro tottero, porca di una miseria. Così quello se lo buffa di nuovo. Avrei dovuto giocarlo nel suo turno questo istantaneo. Ho sbagliato completamente. Mo ci muoio? No, però prendo 4 pizze in faccia.
problema è che quello travolgere, quindi mi infliggerà lo stesso un danno. A 2? Ah sì, perché era 3, 4-3. Ma questa è andata a sto punto. Nel senso che... posso infliggere X danni a una creatura bersaglio, però che Kaiser faccio? Gliene secco una. Che può essere plausibilmente... ma no, è andata questa. È completamente bruciata. Ma che... cioè, nel senso... posso usarla anche questa, ma a che pro? Ah, però aspetta, arte magica. Se nel tuo cimitero ci sono due o più carte istantaneo e o stregoneria, infligge X danni anche al possessore. Però io ho un istantaneo e bon. Eh beh, però devo usare questo. 4. E gli secco il brutto prezzolato. Vabbè, tanto è indifferente, è persa questa. Però voglio vedere come finisce, giusto per farmi un'idea su che tipo di mazzo ha l'avversario. Quando il crea ingranaggi di ghira pura entra nel campo di battaglia, metti sul campo di battaglia una pedina creatura... E basta con sti totori, totteri. Sti totteri del manga. E cioè, gli ho seccato il brutto prezzolato per cosa? Ne ho tirato fuori un altro. Adesso mi infligge 4 danni e boh, addio. Chandranalar. Chandra, sì. Stupida boccia. No, hai perso, Chandra. Ma sapete, in realtà sono molto contento che, cioè, che abbiamo perso in questo caso, perché mi sta davvero sull'anima sta Chandra. Lancia 15 magie rosse o verdi. Ah, ma non l'abbiamo sbloccato. È solo a tot. Vabbè. Una creatura che controlli è diventata rinomata. Ottimo. Bella storia. Vabbè, mi spiace per come è andata a finire. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Magic Duels Origins, lunedì prossimo, in cui vedremo di seccare questi pezzenti con questa più pezzente di loro, Chandranalar. Ma io boh, non lo so. Ma Ender, vorrei un commento se qualcuno mi sta ascoltando in questo momento. È normale che facciano tutti così schifo come background questi Planeswalker? Cioè sono dei ragazzini proprio... ecco. Quella parola che fa rima con dormiglioni. Boh, cioè... vabbè, chiudiamola così. Speriamo... ce ne rimane uno dopo Chandra. Speriamo che almeno quello abbia un minimo di senso, di background, di... perché sennò vabbè, sono tutte storie da buttare. C'è un lore del Kaiser. Ci vediamo ragazzi. Io sono Mazzetes e vi auguro una buona giornata. Lasciate un mi piace al video se per caso vi fosse piaciuto. Fa sempre piacere. Ciao a tutti.